particolare successo. Poi un'occasione potenziale l'ha creata anche questa, è quella nata, generata dal lungo lancio di Gollini, che ha dimostrato di avere visione e sensibilità per creare situazioni pericolose. Questo è uno degli scambi più belli tra Jovic e Saponara, che è passato, ha calciato però addosso al portiere, mancata proprio la mira all'ultimo, prima Saponara poi Icone, sicuramente bravo il portiere del Qatar, però si poteva e si doveva fare meglio lì, occhi negli occhi con il portiere avversario. Eccolo qui lo scambio tra Jovic, Saponara e Icone, sinistro alto non di molto, stiamo rivedendo le principali emozioni del primo tempo, poi andremo lì a Salisburgo. Questo è il tiro di Icone, le indicazioni di Italiano, bella palla verticale per Icone, e anche qui c'è l'errore sotto porta davanti a Saad Al-Sheb. Grande occasione, sembrava scritto, di Vincenzo Italiano, stiamo rivedendo quello che è successo. Questo è il tiro di Al-Moisali, respinto da Gollini, che si è fatto trovare pronto, il destro dell'attaccante del Qatar. Questa è la grande occasione con Zurkowski, bellissimo lo stop, bellissimo il tiro, bellissima anche la risposta di Saad Al-Sheb. Il gesto tecnico più bello della partita è quello di Zurkowski. Gran controllo, bello il tiro, parte bene, molto attento il capitano del Qatar. Hanno portato sicuramente un po' di effervescenza gli inserimenti di Sottile e Nico Gonzalez. Qui un cross di Sottile con l'azione fermata, forse per fuorigioco, forse per questo controllo con il braccio di Sottile. E questa è l'altra giocata dell'altro esterno, Nico Gonzalez. Ottimo il controllo, palla in mezzo, Kwame anticipato all'ultimo da Cookie. Molto bravo soprattutto a orientare il controllo in velocità, non è mai semplice, grande qualità nel